Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale la cronaca con l'intimidazione all'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, ed ancora la sentenza per l'omicidio di Lea Garofalo e poi gli arresti a quattro imprenditori dell'Ametino. Parleremo dell'emergenza lavoro e di tanto altro ancora subito dopo i nostri titoli. Vi aspetto. L'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, è vittima di un atto intimidatorio. Ignoti hanno dato fuoco alla sua abitazione estiva. È stata parzialmente modificata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Lea Garofalo. I giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Milano hanno confermato quattro dei sei ergastoli, tra cui quello di Carlo Cosco, compagno della donna e mandante dell'uccisione. Sarebbero organici alla Cosca Giampà i quattro imprenditori arrestati questa mattina a Lamezia dagli uomini della DIA nell'ambito di un'operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro. Proseguono le proteste dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità in deroga. Questa mattina bloccata ancora l'autostrada, poi l'annuncio della regione che promette due mensilità, ma i soldi all'INPS non arrivano. San Giovanni in Fiore è tra le realtà più difficili sul fronte occupazionale della Calabria. Il comune silano vanta un esercito di senza lavoro. Il sindaco lancia l'allarme. Intanto nasce un comitato di donne. Un imprenditore di Filadelfia non ce la fa più a tenere in vita la sua azienda ed oggi ha deciso di mettere in scena la sua protesta. Si è incatenato davanti ad uno sportello bancario di Vivo. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca: ignoti hanno incendiato la notte scorsa un fabbricato di proprietà dei familiari dell'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole. L'immobile ospita alcuni appartamenti occupati dalla suocera, da un cognato e dalla famiglia della stessa Girasole. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e i carabinieri. Carolina Girasole ha amministrato il comune del grosso centro del Crotonese, a capo di una coalizione di centrosinistra, ma non è stata confermata dopo la tornata elettorale di domenica e lunedì scorsi. Vediamo. È davvero inspiegabile quanto accaduto ad Isola Capo Rizzuto, dove è stata data alle fiamme l'abitazione estiva dei familiari del sindaco uscente del comune del Crotonese, Carolina Girasole, appena battuta nella tornata elettorale delle amministrative di qualche giorno fa. Due appartamenti sono stati incendiati. La certezza della matrice dolosa è quasi totale, visto che una conferma in questo senso arriva dai vigili del fuoco, che non hanno dubbi sul fatto che l'incendio non sarebbe divampato per un cortocircuito. Le fiamme hanno colpito soprattutto il piano terra dell'edificio, al cui interno ormai non è rimasto nulla di utilizzabile. Gli appartamenti danneggiati dall'incendio sono di proprietà del suocero e del cognato di Carolina Girasole. Al piano superiore c'è invece proprio l'abitazione estiva dell'ormai ex sindaco, più volte impegnata in manifestazioni e progetti antimafia. I carabinieri non hanno al momento escluso nessuna ipotesi, ma che si tratti di un gesto intimidatorio pare non ci sia alcun dubbio. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato quattro dei sei ergastoli inflitti in primo grado per l'omicidio di Lea Garofalo, la testimone di giustizia crotonese. Uccisa all'ergastolo è stato condannato, fra gli altri, l'ex compagno della donna, Carlo Cosco. Un altro imputato è stato assolto e Carmine Venturino, che ha deciso di collaborare con la giustizia, è stato condannato a 25 anni. I particolari nel servizio curato da Anna Franchino. E di quattro ergastoli una condanna a 25 anni ed un'assoluzione la sentenza d'appello della Corte d'Assise di Milano nel processo per il sequestro e l'omicidio della testimone di giustizia calabrese Lea Garofalo, uccisa a Milano il 24 novembre 2009. I giudici milanesi hanno così parzialmente modificato la sentenza di primo grado, confermati quattro dei sei ergastoli.
carcere a vita per l'ex compagno e padre di Denise, Carlo Cosco, per lui anche un anno di isolamento diurno. Anche il fratello Vito Cosco, Rosario Curcio e Massimo Sabatino dovranno scontare la massima pena. Per loro però l'isolamento è di soli 8 mesi. Per Sabatino il sostituto procuratore generale, Marcello Tatangelo, aveva chiesto l'assoluzione sulla base delle dichiarazioni del pentito Carmine Venturino, che lo aveva scagionato. Dopo la sentenza di primo grado, il collaboratore aveva dichiarato estraneo ai fatti anche Giuseppe Cosco, che oggi i giudici hanno assolto per non aver commesso il fatto. Al pentito Venturino, che in primo grado era stato condannato all'ergastolo, i giudici hanno inflitto 25 anni di reclusione, riconoscendogli le attenuanti generiche, ma non l'attenuante speciale della collaborazione. La Corte, presieduta da Anna Conforti, ha anche confermato i risarcimenti per le parti civili, 200.000 euro di provvisionale per Denise, 50.000 euro alla madre e alla sorella della donna uccisa e 25.000 euro al comune di Milano. Lea, che ha pagato con la vita il suo tentativo di ribellione ai meccanismi criminali, finalmente potrà avere giustizia e soprattutto una degna sepoltura. Infatti Denise, presente in aula al momento della lettura del verdetto, ha fatto sapere attraverso i suoi legali che è contenta del ritrovamento del corpo della madre e che nelle prossime settimane, insieme agli avvocati, attiveranno le procedure per poter celebrare il funerale a Milano, perché l'amministrazione comunale, ha detto, si è costituita parte civile nel processo e le è stata vicina in questi anni. La DIA di Catanzaro ha arrestato 4 imprenditori del settore del calcestruzzo, accusati di essere organici alla cosca Giampà di Lamezia Terme, che ha il controllo delle attività illecite nella stessa zona. Gli imprenditori arrestati nell'operazione denominata Piana sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, sequestrati anche beni per 25 milioni di euro. Marisa Fallico. Il procuratore della DDA di Catanzaro, Antonio Vincenzo Lombardo, lo aveva detto nei giorni scorsi commentando la sentenza del processo Medusa, che ha visto condanne per 3 secoli, ma soprattutto il riconoscimento per la prima volta dell'esistenza del clan Giampà di Lamezia Terme. Sulla zona grigia, aveva preannunciato Lombardo, stiamo lavorando tanto e avremo sicuramente altri risultati importanti. E i risultati non si sono fatti attendere. All'alba è scattata l'operazione condotta dalla DIA, nome in codice Piana, che ha portato all'arresto di 4 imprenditori e al sequestro di beni per 25 milioni di euro. In manette Davide Orlando, 31 anni, Roberto Piacente, 43 anni, Francesco Cianflone, 58 anni e Antonio Gallo, 40 anni. Tutti operanti nel settore dell'edilizia, in particolare nel calcestruzzo. Sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Avrebbero messo a disposizione della cosca Giampà, diventando quindi organici, le loro aziende, nell'ambito di quello che gli inquirenti hanno definito un accordo scellerato in cui il modus operandi proprio dell'andrangheta, intriso di coercizione e violenza, ha scardinato le più elementari autodeterminazioni degli individui, tanto da realizzare un controllo totale e asfissiante sulla collettività sottomessa. Parole che rendono conto della capacità dell'andrangheta di assoggettare o affiliare settori deviati dell'imprenditoria, della politica, delle istituzioni, assumendo in tal modo il controllo reale del territorio. E così è stato per i Giampà, storica cosca di Nicastro, da sempre contrapposta ai Torcasio, e che ora sta franando sotto i colpi giudiziari, a cominciare dall'inchiesta madre, Medusa, scattata nel giugno dello scorso anno e confermata dal processo con 36 condanne. Ma a guidare gli inquirenti nei meandri dell'organizzazione, a consentire loro di decifrare complicità e collusioni, sono stati soprattutto i pentiti, su tutti Giuseppe Giampà, il figlio di Francesco, il professore, ritenuto padrino incontrastato della città della Piana. Il giovane ha iniziato a collaborare subito dopo l'arresto, offrendo ricostruzioni preziose anche per far luce su molti omicidi rimasti insoluti, perché le sue sono state informazioni dirette, essendo lo stesso protagonista e reggente, dopo l'arresto del padre, del clan che per anni ha vessato, insanguinato Lamezia Terme. Questa volta ci troviamo in presenza non di zona grigia, per così dire, ma di zona proprio totalmente nera, di zona buia,
Sostanzialmente questi soggetti che sono stati, diciamo, assicurati alla giustizia, grazie a un provvedimento del GIP e ad una nostra richiesta, sono interni, sono intranei alla cosca, sono partecipi della cosca, rivestono nell'ambito della cosca e nell'ambito del programma associativo della cosca il ramo imprenditoriale. Sostanzialmente sia l'edilizia privata che l'edilizia pubblica a Lamezia è governata e diretta da questa cosca. Chiudiamo adesso quest'ampia pagina dedicata alla cronaca e ci dedichiamo all'emergenza lavoro, seconda giornata di agitazione dei lavoratori in cassa integrazione e in mobilità in deroga. Solo alle 11 di questa mattina i manifestanti hanno interrotto il presidio presso lo svincolo autostradale di Cosenza Sud. La promessa del pagamento di 2 mensilità da parte della Regione ha convinto gli stessi lavoratori ad attenuare la protesta, che resta comunque in atto. Ce ne parla Gianluca Pasqua. La promessa di rimanere presso lo svincolo Cosenza Sud della 3 è stata mantenuta. I lavoratori in cassa integrazione e mobilità in deroga hanno presidiato il blocco per tutta la notte, guardati a vista dalle forze dell'ordine. La tensione, scatenatasi nel pomeriggio di ieri, alla notizia della disponibilità di una sola mensilità, è stata tenuta a bada, ma nelle diverse anime del gruppo si è insinuato il dubbio sulla migliore strategia da intraprendere per smuovere lo stato di regione INPS. Quasi senza voce i sindacalisti, impegnati nel trovare una strada condivisa e soprattutto a far capire che questi uomini e queste donne vorrebbero soltanto lavorare. Rimaniamo combatti e coesi! Rimaniamo combatti e coesi! Rimaniamo combatti e coesi! E su queste cose dobbiamo chiedere l'aiuto di tutti! Anche dei cittadini, che semmai si sentono oggi non interessati, ma non si è capito che se oggi verrete a mancare voi, crollerà l'economia anche calabrese, perché oggi è il turno vostro, ieri è stato quello della Polti, domani chiuderà qualcosa azienda. Poi la notizia da verificare, che tutti aspettavano, un segnale di apertura da parte dell'assessorato. Abbiamo ricevuto una telefonata dall'INPS, dalla dottoressa Montemurro, la quale ci sta dicendo che praticamente l'assessore Salerno ha chiamato per dirgli che, come? È là proprio, per dirgli che di bloccare il primo pagamento perché c'è una variazione, per sommare al primo pagamento il secondo pagamento, siamo stati chiari? Adesso cosa facciamo noi? Per dare una mano dobbiamo avere conferma. Dobbiamo avere conferma, però ci ha chiamato appena adesso la dottoressa Montemuro e ci ha detto così. Quindi la variazione sta avvenendo, noi non abbandoniamo il corteo perché si sposterà davanti l'INPS. Ed eccoli di nuovo in corteo, diretti verso la sede provinciale dell'INPS. Mentre si marcia non si può fare a meno di ascoltare le loro voci, le speranze e le paure. Io sono 7 anni che non lavoro più, sono andato in mobilità, e vivo questa situazione da anni con 2 figli, ho 45 anni, non è facile più trovare lavoro. E che trovi le porte chiuse a tutte le parti in questo periodo. Io non lo so, sto arrivando a un punto che non posso comprare più il pane ai miei figli. È una situazione drammatica. Noi abbiamo bisogno di questo sussidio, che poi non sono tanti, 380 euro al mese. Io sfiderei chiunque se riesce a sopravvivere un mese. Io alla mia famiglia, di quello che avevo, ho mangiato tutto. Non posso garantire nemmeno il piatto di pasta. Quella di oggi solo un'altra tappa nel calvario quotidiano di migliaia di calabresi, di certezze neanche l'ombra. Forse l'appuntamento di Catanzaro, fissato per il 6 giugno, sarà anticipato. Stiamo facendo questo sforzo e lo porteremo avanti anche giorno 6 a Catanzaro con una grande manifestazione che partirà dalla provincia di Cosenza, dei lavoratori in mobilità, per ridare a queste persone, a questi lavoratori, la dignità che meritano. E San Giovanni in Fiore è tra le realtà più difficili sul fronte occupazionale della Calabria. Il comune esilano vanta infatti un esercito di senza lavoro. Il sindaco lancia l'allarme, ma intanto nasce un comitato di donne. Emilia Canonaco.
Per anni li abbiamo visti in mezzo alla strada, magari attorno a un fuoco, perché d'inverno a San Giovanni in Fiore il freddo riesce ad entrarti sotto la pelle. Sulla 107 o davanti al municipio hanno urlato più e più volte la propria disperazione, quella di chi non ha per niente deciso di nascere e crescere nel comune calabrese col più alto tasso di disoccupazione. San Giovanni in Fiore è la sua storia che racconta tutto. È un paese purtroppo ai margini di una Calabria che ha sempre vissuto di problemi di occupazione, di problemi di disagi sociali. San Giovanni in Fiore è stato sempre l'estremo di un estremo. Un male trasversale che piega in due e toglie speranza a chi, per la giovane età, una vita deve ancora costruirsela. Siamo tutti disoccupati, purtroppo. E quindi non hai neanche la possibilità di avere una casa tutta tua? No, ce l'ho la casa, ma me ne sono dovuta andare da mia suocera. Quindi adesso è vuota? Sì, è chiusa. Purtroppo, lavoro? Senza lavoro. Ma una giornata qua, una là, sempre a nero. Nell'edilizia? No, all'agricola io sono. Cioè in campagna? Sì. A fare? Fare di tutto, in bosco, a raccogliere patate, all'azienda agricola. L'ultimo giorno che hai lavorato, qual è il contesto? Una settimana fa, un giorno, due giorni. In attesa di un lavoro che verrà, forse, chi ci riesce affoga nel sommerso. Ma anche questa è una lotta impari, perché gli stranieri saliti fin sulle montagne di San Giovanni in Fiore, anche qui come altrove, si accontentano di molto meno. Qui il lavoro è nero, sì. Cosa succede? Che si svolge a chi arriva prima. Cioè praticamente tu chiedi un prezzo, no? Dici io voglio 40 euro al giorno per quello che so fare. Arriva un altro, non voglio essere non voglio passare per razzista, ma magari qualche marocchino oppure qualche albanese che ne chiede di meno. E come fanno a sapere che lì quel giorno c'è il lavoro? Come fanno a saperlo? Perché come si apre la stagione, diciamo, del bianchino oppure dei imprese di là, allora. Quindi soffiano il lavoro sotto il naso. Sì, poi San Giovanni non è una comunità grande, quindi le parole girano. A San Giovanni in Fiore, da poco, è nato un movimento tutto di donne. Se i nostri uomini non lavorano, date almeno a noi la possibilità di portare a casa i soldi con cui campare. Come fate per far sentire questa voce? Beh, per il momento noi siamo messi pure, andiamo al comune, presentiamo dei progetti, parliamo con il sindaco, anche se delle volte purtroppo non siamo considerate molto, diciamo. Però e questi progetti che avete presentato in cosa consistono? Consistono tutti nell'assistenza agli anziani, da fare prodotti calabresi. Ma non avete ancora iniziato? No, adesso abbiamo presentato alcune cose, no, dei finanziamenti no, ancora niente. E poi ci sono quelli che hanno già compiuto metà del loro cammino, che proprio nel momento in cui le forze cominciano a salutarli, devono ricominciare tutto da capo, perché se uno straccio di lavoro potevano dire di averlo, all'improvviso si sono ritrovati senza. Siamo senza lavoro, siamo disoccupati da 5 anni, tutta questa vita qui. Cosa? Tutta la fila? Tutta la vita, passiamo male, siamo senza lavoro da 5 anni e abbiamo problemi molto seri, qui non ci aiuta nessuno. Tutto, pur di riuscire a togliere dalla bocca di un ragazzo poco più che trentenne, parole che hanno il sapore dell'amaro. Quando ti alzi la mattina, alla nuova giornata, come guardi? Male. Non vorrei, delle volte vorrei pensare anche di non alzarmi proprio. Rimanere a letto? No, chiudere gli occhi e non vedere più questo schifo. Parliamo adesso delle ultime elezioni amministrative, consiglio comunale in rosa a Locri, il 50% dei consiglieri è infatti donna, effetto della nuova legge elettorale, è una delle novità del mandato del nuovo sindaco Giovanni Calabrese che nella cittadina ionica del Regino ha incassato il 70% dei consensi. Rosalba Baldino. Nozide e le altre donne di Locri che oggi fanno notizia, sì, perché grazie alla nuova legge elettorale il nuovo consiglio comunale avrà una forte connotazione rosa, unico comune italiano ad avere il 50% dei consiglieri donna, come la poetessa Magno Greca, a cui la città ionica ha dato i natali e la cui presenza resta sul lungomare, così l'altra parte del cielo ha ora la sua opportunità. Tra i banchi dell'assise municipale siederanno 8 professioniste, 5 in maggioranza, 3 all'opposizione, a
avvocati, medici, giornalisti, assistenti sociali, imprenditrici che lavorano in un territorio difficile, che si sono assunte la responsabilità di cambiarlo. Nuova musica al palazzo, finora governato prevalentemente da uomini. Vedremo, certo il fruscio delle gonne ha già fatto rumore ed è stato curiosità. Il neosindaco è un uomo, Giovanni Calabrese, ha capeggiato la lista Tutti per Locri incassando il 70% dei consensi. Uomo di fiducia del presidente Scopelliti, nella prima dichiarazione a caldo parla della responsabilità di governare una città di 12.500 abitanti e dell'esperienza amministrativa che per la prima volta avrà un'impronta femminile. Ritengo che ci sarà un modo di lavorare completamente nuovo e diverso all'interno del Consiglio Comunale. Da non sottovalutare anche il calo dell'affluenza, il 12% dei cittadini locali non ha votato, anche questo è un segnale che dobbiamo tenere in considerazione e capire la disaffezione che c'è in questo momento nei confronti della politica. Nel Vibonese adesso un imprenditore di Filadelfia non ce la fa più a tenere in vita la sua azienda ed oggi ha deciso di mettere in scena la sua protesta. Si è incatenato davanti ad uno sportello bancario di Vibo. Vediamo. L'odissea di Francesco Campisano, piccolo imprenditore edile di Filadelfia, protagonista di un vero e proprio braccio di ferro con un istituto di credito per una vicenda che è finita anche dinanzi al tribunale di Lamezia Terme, ha raggiunto il suo apice questa mattina quando l'uomo, ormai esasperato ed impotente dinanzi a questa situazione insostenibile, ha preso la decisione di incatenarsi dinanzi alla sede della banca Vibo Valentia per denunciare la sua drammatica situazione. Io chiedo l'intervento dello Stato per tutelarmi contro la banca perché da anni che mi applica tassi usurai, quindi voglio tutelato da parte dello Stato perché io sono un cittadino italiano, quindi voglio la tutela da parte di chi è competente, finanza, carabinieri, chi è competente, perché io dico se una persona presta dei soldi a un altro privata che a tassi usurai viene arrestata. La banca perché lo può fare senza, e nessuno va a dirgli come, quanto? Al di là del caso specifico, questa vicenda accomuna tanti altri piccoli imprenditori, rendendo difficile ogni tentativo di crescita economica e sociale. Per questo motivo, al fianco di Francesco Campisano, si è schierata la CNA provinciale. Lui ha avuto la forza di ribellarsi a tutto questo, lui è da anni, le banche lo hanno usurpato perché c'è una perizia anche del CTU dove riconosce che lui ha ragione. La banca cerca di allungare il più possibile quelle che sono la parte giudiziale, non si presenta nei processi oppure cerca sempre di rinviarli e noi come CNA siamo a sostegno del singolo artigiano come a sostegno di tutti. Questo per noi è un fattore importante perché l'impresa è caduta sotto i colpi di una finanza che ha speculato, creativa, togliendo quelle che sono le vere problematiche di famiglie, di imprese, di posti di lavoro. Bisogna ragionare in maniera diversa. Noi siamo qui a dare il sostegno, a fargli capire che i problemi si risolvono insieme e a lanciare anche un appello agli altri artigiani che la CNA è a fianco di tutti e sosterrà sempre tutti, perché questo è un fatto gravissimo. Non è possibile che un istituto di credito in 15 anni riesce a calcolare gli interessi superiori ai 60.000 euro. È una vergogna, questo non è uno Stato democratico. Adesso una notizia che riguarda tutti gli studenti che si dovranno iscrivere all'università interessati al corso di studi di ingegneria edile ed architettura. Il Ministero ha infatti anticipato di circa 3 mesi la scadenza per il bando di iscrizione. Ma sentiamo Isabella Roccamo. Quest'anno ci sono importanti novità per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il Ministero infatti ha anticipato di circa 3 mesi la scadenza per il bando di ammissione al corso di laurea magistrale a circo unico in ingegneria edile e architettura, per il quale sono stati messi a concorso 100 posti, di cui 6 riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che la domanda di iscrizione al test selettivo d'ingresso è stata anticipata nel periodo che va dal 6 maggio al 7 giugno prossimo. La novità c'è, è importante, ma credo sia intempestiva, in quanto il corso di laurea a ciclo unico quinquennale di l'architettura è un corso che noi abbiamo da tanti anni al Dipartimento di Ingegneria Civile, a numero chiuso, 100 studenti, però quest'anno il Ministero ha anticipato
di circa 3 mesi la scadenza del bando, normalmente scade ad agosto, invece scade il 7 giugno, cioè fra pochi giorni, e la prova, invece di avere luogo a settembre, avrà luogo il 25 luglio. Noi siamo molto preoccupati per questo, perché gli studenti, le famiglie, le scuole in questo momento sono occupati per gli esami di Stato dei ragazzi dell'ultimo anno, quindi probabilmente non sono a conoscenza di questo fatto. Ho contattato personalmente tutte le scuole di secondo grado della Calabria, invitandoli a collegarsi sul sito del Dipartimento e del Ministero, perché altrimenti si perde un'occasione fantastica, in quanto questo corso è uno dei più accorsati di tutta l'Università della Calabria. Stimolare l'amore per la lettura tra i giovani partendo dallo spunto offerto da opere narrative del panorama letterario italiano. Questo è l'intento dell'importante iniziativa organizzata dalla Fondazione Carical e rivolta a giovani studenti di istituti di istruzione superiore di Calabria e Basilicata. Al servizio. Con la premiazione dei vincitori si è conclusa la 9ª edizione del concorso Incontro con l'autore. L'importante iniziativa organizzata dalla Fondazione Carica è rivolta a giovani studenti di istituti di istruzione superiore di Calabria e di Basilicata. La finalità del progetto è quella di stimolare l'amore per la lettura tra i giovani, partendo dallo spunto offerto da opere narrative del panorama letterario italiano contemporaneo e assegnate agli alunni all'inizio dell'anno scolastico. È il nostro tentativo di incentivare la lettura, soprattutto tra i giovani, perché solo leggendo si cresce e si cresce, acquisendo conoscenze ulteriori, approfondendo quelle che già si hanno. In una società come la nostra, molto selettiva, le conoscenze e quindi le dotazioni culturali sono l'unico passaporto verso il successo. Gli studenti in concorso hanno dovuto leggere e recensire 5 libri. La collina del vento di Carmine Abate, Storia naturale di una famiglia di Esther Armanino, Tutta la vita di Romana Petri, Ci si mette una vita di Federico Russo e La libreria dell'armadillo di Alberto Schiavone. Gli alunni nel corso della manifestazione hanno avuto la possibilità di dibattere con gli autori. Al termine, targhe e riconoscimenti hanno premiato i primi classificati. Ed ora, prima di vedere che tempo farà nelle prossime ore in Calabria, un appuntamento per tutti gli amanti della buona pizza a San Lucido, nota località del Tirreno Cosentino, la scuola professionale italiana Pizzaioli, in collaborazione con 2 realtà imprenditoriali della zona, organizza per domenica prossima, 2 giugno, in via Regina Elena, il primo campionato interregionale mangiatori di pizza. Ospiti d'onore Edoardo Fiore della Nazionale Acrobati Pizzaioli e DJ Disa. La gara sarà effettuata in 2 momenti diversi. Nella prima selezione i partecipanti dovranno mangiare 3 pizze medie nel più breve tempo possibile. Nella seconda i finalisti si sfideranno mangiando più pizza possibile senza limiti. A San Lucido dunque domenica sarà una serata indimenticabile, soprattutto per chi ama la pizza. Per chi volesse iscriversi sin d'ora può farlo contattando il signor Andrea Malito al numero 347-0661-932. Ripeto il numero per contattare il signor Andrea Malito e per iscriversi al campionato interregionale mangiatore di pizza che si terrà domenica prossima a San Lucido è il 347-0661-932. Adesso uno sguardo al meteo. Amici dell'Europa Network, una giornata di giovedì caratterizzata da cieli per lo più nuvolosi, con aumento della copertura più accentuata nel corso del pomeriggio. Non sono da escludere nel corso già della stessa mattinata dei piovaschi sparsi di breve durata già sulla fascia tirrenica e sulla Calabria settentrionale, quasi a indicare quella variabilità latente che ci accompagnerà nel corso della giornata di giovedì e che si accentuerà nel corso del pomeriggio, magari più probabile in zone a ridosso dei rilievi e nell'entroterra, dove la formazione cumuliforme tenderà appunto a manifestarsi in maniera più marcata e convinta. Una giornata, quella di giovedì, caratterizzata da valori termici prossimi ai 20-21 gradi e gli stessi valori massimi si daranno anche nella giornata a seguire di venerdì, caratterizzata anch'essa da variabilità per lo più mattutina.
ma attenzione a fine settimana perché si prospetta ancora piuttosto fresco, con massime che in questo momento i nostri modelli indicano probabili per sabato e domenica, compresi tra i 16 e i 17-18 gradi, quindi una situazione dal sapore quasi autunnale, non certo estiva. D'altro canto la valutazione delle correnti in quota e l'immagine grafica delle correnti in quota mostrano meridione d'Italia ancora senza quelle tinte vive, rosse e arancioni tipiche del periodo estivo, ma caratterizzate da giallo piuttosto tenue, quasi a indicare, anche la grafica indica, la presenza di correnti fresche in quota ancora dominanti sul Mediterraneo centrale, quindi la cupola anticiclonica, quella che porta diciamo l'estate, quella che durerà poi giugno e luglio, è ancora lungi dall'essere stabilizzata sul Mediterraneo centrale. Credo che una svolta estiva si possa avere sul Meridione d'Italia non prima a cavallo tra la fine della prima settimana di giugno e gli inizi della seconda settimana di giugno. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Notaro per gli amici di Tele Europa Network. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque il nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio in regia Vittorio Chiuto, in messa in onda Giuseppe Costanzo ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.